Questa qui è una fotografia che hanno scattato gli inquirenti quando il 29 giugno del 2020 il RIS di Milano ha fatto questa foto. Ecco, guardate questa foto, guardatela bene. La testa è reclinata a destra, ma il coagulo di sangue è simmetrico, giusto? Se fosse deceduto in questo modo, il sangue sarebbe colato dalla parte dove è inclinata la testa, giusto? Adesso guardate qua. Qui al centro c'è un foro circolare che all'epoca era stato scambiato per il foro di un proiettile, ricordate? Ecco. Allora, il PM ha detto che quel foro lì è stato causato da un frammento di tegola che era al suolo, giusto? Se fosse stato al suolo gli sarebbe rotto il naso, che invece non è rotto, è integro, vedete? Cioè questo qui non è la posizione in cui lui è deceduto. Noi abbiamo sempre sostenuto che è stato portato lì, dopo quando era già morto. Queste foto qui convalidano le nostre ipotesi, perché se fosse stato la tegola, come dice il PM, a provocare il foro al centro della fronte, si sarebbe rotto il naso, che invece non è rotto. Perché cadendo, sbattendo... Se sbatti qui sbatti anche il naso, no? Se ti romperesti il naso. Certo. La simmetria del coagulo non coincide con la testa reclinata a destra, perché il sangue sarebbe colato a destra, giusto? Ecco. Quindi questa foto qui è importante.